Un caloroso ben trovati a tutti, cari amici e care amiche, per questo video che comincia con questa immagine del lago di Garda, un lago che garantisce alle piante un microclima ideale per poter vivere anche d'inverno. Mi riferisco soprattutto alle piante di origine mediterranea che qui trovano un clima mite per poter prosperare. Oggi parleremo di agrumi, lo faremo subito dopo il lancio della sigla. Vai, regia! Ed eccoci proprio qui sul lago di Garda, a pochi metri dall'acqua, per vedere queste fantastiche piante di arancio amaro che vengono coltivate proprio per abbellire le strade, le città e che resistono molto bene alle basse temperature. Abbiamo parlato degli effetti mitiganti sulle temperature del lago di Garda, questa varietà di arancio amaro è tra quelle più resistenti in assoluto alle basse temperature qualora si verificasse un inverno molto 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 freddo. Per tutte le altre piante di agrumi è chiaro che è necessario un minimo di ricovero per laddove possibile per poterle sicuramente conservare belle per tanti anni. Qui ci troviamo all'interno di un garden che vende tantissime piante di agrumi. Le vedremo insieme in questa bella carrellata veloce ma molto interessante perché qui possiamo trovare veramente varietà uniche che tutte raggruppate insieme. Questo, ad esempio, è un pomelo ed è uno dei genitori di tutti gli altri agrumi insieme al mandarino e al cedro. Cioè, con il pomelo, il mandarino e il cedro sono stati creati tutti gli altri agrumi che conosciamo e che quindi occupano anche un posto importante nella nostra dieta. Pensiamo per esempio alle arance dolci, ma ancora di più ai mandarini e alle clementine, soprattutto, che piacciono tanto ai bambini perché sono molto molto dolci. Cominciamo quindi questa carrellata andando a vedere in queste immagini la prima pianta di limone Meyer. Questo tipo di limone è una varietà ottenuta dall'incrocio tra un limone e un'arancia. Conserva le caratteristiche del limone pur denotando una mancanza di acidità proprio tipica del limone. Resiste anche molto bene alle basse temperature. Il calamondino che abbiamo appena visto è un ibrido intragenetico tra due individui del genere Citrus e il Kumquat. Questo è invece il Kumquat, detto anche Fortunella, ne esistono diverse varietà in base alla forma del frutto e questo invece è il Kukle. Il Kukle è un incrocio tra appunto la Fortunella margarita, cioè il kumquat, forma ovale, per il Citrus reticulata, detto anche mandarino. Ecco qua il kumquat ovalato che appunto deriva da questo ibrido tra Fortunella ovale e Citrus reticulata. In questo vivaio possiamo trovare piante di diverse dimensioni, di diverse età, che abbelliscono proprio questo garden. Questo è un limone, anzi sono più limoni coltivati in vasi molto grandi, piante già di parecchi anni con tronchi importanti, piante veramente da impatto perché sono veramente stracolme di frutta e immaginatevi durante la fioritura il profumo che si può sprigionare da questi fiori. Questo è il Lime Quat ed è un incrocio tra il Key Lime e il Kumquat, ibridizzato per la prima volta nel 1909 da Walter Schweingol. Questo invece è il micro Citrus australasica ed è chiamato anche il limone caviale per la polpa granulosa, il cui aspetto ricorda le uova dello storione, anche se secondo me ricordano più le uova del salmone, perché sono più grandi e più tonde. Quindi secondo me c'è stato un errore di fondo, di base, nell'attribuire a questo agrume la peculiarità di caviale. Ma andiamo avanti e andiamo a scoprire altre varietà interessanti. Questo è il Citrus Deliziosa mandarino. Andiamo a vedere qualcos'altro, vediamo tra
i vari cespugli. Questo è il cucle, abbiamo detto prima che è un'ibridazione sempre creata dall'uomo, una sorta di fortunella o kumquat più grande, ecco. Questa è una clementina. Ecco, la clementina è stata creata con l'incrocio tra l'arancio dolce e il mandarino. Questo è il Citrus australasica, sempre, ecco il particolare della polpa granulosa formata da palline rotondeggianti che ricordano, secondo me, le uova più del salmone che del caviale. Comunque andiamo avanti. Questi sono altri frutti di limone e caviale, viola, con colorazione viola. E questo vivaio è veramente ben fornito. Guardate i tavoli come sono stracolmi di piante. È molto bello per tutti gli appassionati di piante, soprattutto di agrumi. No, guardare questo bellissimo video qui che riempie veramente il cuore per queste piante che hanno un aspetto molto curato e che qui possono trovare veramente un ambiente unico per poi essere coltivate anche all'esterno con un minimo di protezione. Guardate un po' il costo di questa pianta di cedro. Ricordiamo che il cedro, insieme al mandarino e al pomelo, rappresentano i tre progenitori di tutti gli altri agrumi che conosciamo e che possiamo apprezzare anche come alimento, oltre che come abbellimento, perché tutti questi agrumi si accomunano dal fatto di avere fioriture profumatissime e veramente interessanti. Piante sempreverdi che amano molto il sole e terreni ben drenati, notate il particolare dei vasi con la terra pomice proprio per garantire un buono sgrondo dell'acqua in eccesso per evitare quindi ristagni idrici. E questo è il tangelo detto anche Mapo, è un incrocio tra il Pompelmo cultivar Duncan e il mandarino della varietà Havana ed è un frutto di dimensioni intermedie tra il pompelmo e il mandarino ed è molto molto buono. Questa è una spalliera di Fortunella e frutto tondo, guardate che bellissimi questi frutti, come sono abbondanti per questa struttura creata con bastoncini di bambù e questo invece è un limone a piramide, anche questo stracolmo di frutti. Questo invece è dell'ultima immagine, un agrume di limone in questo caso a spalliera. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo molto presto per nuovi video. Ciao da Mr. Green!